Pistoia semideserta dopo le nuove disposizioni per contrastare la diffusione del coronavirus. Guardie giurate davanti ai supermercati che fanno entrare un cliente alla volta, anche se sono poche le persone in coda. Stessa cosa davanti all'accesso del tribunale, che è sorvegliato da due guardie giurate con tanto di mascherina. Pochissime le persone a piedi nel centro della città e quelle poche con la mascherina. Ci sono polizia e carabinieri a presidiare anche le vie pedonali del centro, come via Cavour e via Buozzi. Piazza della Sala e piazza del Duomo sono pressoché deserte. Il sindaco Alessandro Tomasi intanto plaude al provvedimento del governo e invita i cittadini a rispettare le regole. Finalmente Conte si è deciso a rendere zona rossa tutta l'Italia. Era necessario, i sindaci erano lasciati, diciamo, a scelte individuali che avevano necessità, e qui la Pistoia l'abbiamo fatto di coordinamento con gli altri. Come ci si muoverà? Intanto chiedo di rispettare tutte le disposizioni ministeriali, gli accorgimenti della distanza tra le persone per accedere agli esercizi commerciali uno alla volta. Chiedo a tutte le persone soprattutto di non recarsi agli uffici del comune se non strettamente necessario. Molti dei nostri servizi possono essere effettuati online o si possono chiamare i nostri uffici per avere risposte, in modo da non spostarsi in città. Stiamo cercando di comunicare a tutta la popolazione, soprattutto gli esercizi commerciali che ci stanno telefonando, come comportarci. Ripeto, i bar sono aperti alle 6 la mattina, alle 8, alle 16, alle 18 la sera. E il fine settimana saranno chiusi i centri commerciali di media e grande distribuzione. Queste sono, diciamo, le cose che più ci vengono chieste in questo momento. Le regole ci sono chiare, si possono consultare sul nostro sito, su quello del Ministero, sulla mia pagina Facebook, vengono continuamente aggiornate, ma alle regole va aggiunto il buon senso. Quindi vi prego di evitare gli spostamenti se non sono strettamente necessari.